sessione odierna sui modelli organizzativi che ho così moderato. Questa mattina abbiamo avuto l'opinione di persone veramente esperte provenienti dai diversi campi sia della ricerca che della pratica clinica. Devo dire come commento che è stata veramente una sessione interessante perché ognuno dei partecipanti ha portato la sua esperienza. Ma oltre a portare la sua esperienza, sono venute fuori diverse proposte, appunto, organizzative sulla ricerca, no profit, in Italia, proposte su cui penso che, con un networking di diverse esperienze si possa davvero costruire. Il punto è che è chiaro che ci sono modelli, più strutturati come l'IRCCS, e modelli che sono un po' meno strutturati, ma stanno cercando di strutturarsi come gli ospedali dove comunque abbiamo una forte componente universitaria. Però devo dire che mi ha piacevolmente stupito il fatto che anche strutture ospedaliere dove, che non si appoggiano francamente ad università o ASST sul territorio, in realtà si stanno strutturando valutando la ricerca in modo diverso, prima di tutto valutando la ricerca come occasione per così crescere, far crescere il proprio personale, quindi migliorare la qualità dell'assistenza al malato. E questo è un po' il centro del convegno, ma devo dire che in questa sessione è venuto fuori molto bene. E poi dall'altra parte la ricerca anche no profit in realtà può portare delle risorse, quindi non solo è stata vista come, insomma, veniva vista forse prima come un qualcosa che assorbiva e basta delle risorse, in realtà c'è proprio un capovolgimento della visione, quindi viene vista come un potenziale fonte di risorse.